Segni di acqua, buonasera. Buonasera e benvenuti in questo oroscopo che va per la settimana che va dal 27 di settembre al 3 di ottobre 2021. Segni, allora, come vedete, ho raggruppato di nuovo i segni. Troverete nella parte iniziale del video tutte le informazioni relativamente astrologiche, relativamente ai movimenti planetari, dopodiché andrò direttamente a fare i segni senza perdere tempo a ripetere le stesse cose, tranne che non siano importanti per il segno stesso. Quindi mi raccomando di ascoltare per i primi minuti, poi se volete andate a trovare la variante che vi interessa, il segno che vi interessa. Allora, segni d'acqua: Cancro, Scorpione, Pesci. In questo momento c'è Nettuno nel vostro segno, Pesci, e Scorpione, nello Scorpione c'è la Venere, entrambi in trigono, quindi un bel momento per i segni d'acqua, ok? In generale, un bel momento per i segni d'acqua. Questa settimana poco si muove nello zodiaco generale, tranne un movimento importante. Perché quando Mercurio va retrogrado è sempre importante per tutti. Mercurio andrà retrogrado il 27 domani in bilancia. Perché Mercurio è in bilancia con Marte e col Sole. Cosa significa Mercurio retrogrado? Significa che ci sono delle situazioni che devono essere concluse. Queste sono situazioni soprattutto da un punto di vista di comunicazione o di relazione. Perché lo dico? Perché Mercurio, quando è spedito in avanti, cura le relazioni e cura la comunicazione. Nel momento in cui mi va indietro, mi rende le comunicazioni e le relazioni particolarmente instabili. Instabili soprattutto per quattro segni. Uno di questi è il Cancro. Cancro, Capricorno, Ariete, Bilancia, quattro segni cardinali. Comunque, abbiamo detto, Bilancia con tre segni al suo attivo. Saturno e Acquario che ancora stanno, scusate, Saturno e Giove che stanno ancora in Acquario, nonostante Saturno sia ancora retrogrado, tornerà diretto fra pochissime settimane, finalmente, Deo gratias. Dopodiché, Lilith in Gemelli, quindi segni d'aria particolarmente forti, fortissimi. Tra l'altro, c'è anche un trigono tra i pianeti in Bilancia e quelli in Acquario. I pianeti di terra continuano imperturbati ad avere Plutone in Capricorno e Urano in Toro, segni di fuoco, i pianeti, scusatemi, i segni di fuoco non hanno nessun pianeta loro attivo. Quindi particolarmente importante questa settimana sono i due trigoni, quello tra i pianeti in Bilancia e quelli in Acquario, e quello, quindi i trigoni dei segni d'aria e il trigono dei segni d'acqua, con la Venere Scorpione e Nettuno in Pesci. E oltre a questo, il passaggio di Mercurio che diventa retrogrado, ok? Quindi il cambiamento di moto di Mercurio che da diretto diventa retrogrado. Questi sono i movimenti di questa settimana. Andiamo adesso a fare segno per segno, quindi cominciamo. Cominciamo con il Cancro. Abbiamo detto che il Cancro è uno di quei segni cardinali che avvertiranno di più la difficoltà di questo Mercurio retrogrado. Cosa farà questo Mercurio? Ci porrà, porterà di nuovo alla luce tutta una serie di rapporti che hanno bisogno di avere, di una comunicazione che sia più decisa e conclusiva, ok? Quindi tutti quei rapporti che non si sono chiusi, che sono rimasti sospesi, che hanno avuto una comunicazione frammentaria, adesso si trovano di nuovo in qualche modo, a tornare a galla per che la situazione, la comunicazione finalmente si faccia conclusiva. Quindi Cancro, tu sei uno di quelli sotto scacco, tra virgolette, questa settimana, ma non è detto, non è detto. Non solo questa settimana, perché Mercurio retrogrado inizierà il 27 e finisce il 18 di ottobre. Ok, allora vediamo qual è l'energia di questo Cancro questa settimana. Arcangelo Gabriele. L'Arcangelo Gabriele
l'abbondanza e avere tutto. Una settimana splendida, l'energia di questa settimana è splendida, dobbiamo dircelo. Tra l'altro, a fondomazzo è di rosa. Senza parole, questa settimana sembra iniziare. Quindi, in ogni caso, qualsiasi cosa facciate, caro Cancro, questa settimana siete protetti, ok? Questo è il messaggio che vi arriva. E non penso che andiate incontro la settimana con eventi particolarmente negativi, tranne che non siano eventi che poi sono da prodromici, battono la strada a eventi più belli, ok? Quindi molto molto bella questa energia della settimana. Vediamo Cancro adesso com'è la tua energia interna, come inizia la settimana con la morte, perfetto. E invece energia esterna, il mago, wow! Il due di spade a fondo mazzo, inizia settimana con una chiusura, poco da fare, cioè possiamo girarcela come vogliamo, c'è una chiusura in atto. Adesso andiamo a vedere di che tipo è questa chiusura. Una chiusura o una trasformazione? Sicuramente esternamente c'è un'apertura, quindi potrebbe essere una trasformazione di una situazione. Ok, adesso comunque ce l'andiamo a vedere, caro Cancro, perché nella tua mente la tua energia è quella di chiudere qualcosa, di andare incontro a una situazione per chiuderla o per trasformarla. Ricordiamoci che la morte è anche questo. Allora, questa ancora un due di spade, poco da fare qui. Guardate. Miracoli, no? Sembrano miracoli, no? Non è che sono miracoli, che nulla accade per caso. C'è sicuramente una chiusura da mettere in atto. Qualcuno. Però io lo dico, potreste sperimentare una certa immaturità nel prendere atto di questa chiusura, nel mettere in questa chiusura. O state prendendo atto della chiusura o vi sentite indecisi rispetto a questa chiusura, comunque la siamo. Rispetto a che cosa? Rispetto a una persona che desiderate, ok? Per qualcuno, per altri, rispetto a una situazione economica che potrebbe volgere al meglio, ma voi mettete il punto. Siete indecisi, per molti è indecisione, siete indecisi se mettere il punto, ok? Quindi è una settimana che inizia con una decisione da prendere, sicuramente, più che altro con una grande indecisione, non decisione da prendere, con una grande indecisione. Proseguire o andare o fermarsi. State vagliando tutte le situazioni, tutti i pensieri. Esternamente, vediamo un attimo. Che succede a queste carte? Mi si sono capovolte. Il sole è al contrario. E la regina di bastone è al contrario. Queste carte sono sempre a dritto di solito. Boh. C'è un ritorno effettivamente. Sì, esternamente c'è qualcosa che ritorna per ricominciare, però stiamo attenti, però stiamo attenti. Ci sono delle cose che non sono chiare in questa situazione, ok? C'è comunque un grande, grande cambiamento, c'è in atto un nuovo inizio. Per molti il nuovo inizio è con una persona del passato, ok? Perché queste carte si sono girate? Non ci sono carte girate qui. Assurdo. Non ci sono. Ah, sì, qualcuno c'è. Io non uso queste carte girate, voi lo sapete. Allora, il fatto che siano queste girate e che siano uscite mi rende perplessa perché potrei rimettere al dritto e le considererò anche al dritto, però mi rende perplessa perché io sono quella del nulla accade per caso. Allora, che succede? Che esternamente a voi c'è una figura ferma,
La situazione potrebbe ricominciare, perché qui c'è un ricominciare, però c'è qualcosa. Ferma, no, non è, era ferma forse. C'è una persona, qualcuno che. Perché queste carte a rovescio? Scusate. C'è un grande cambiamento in atto esternamente a voi, grandissimo. C'è un ritorno, c'è poco da fare, c'è un ritorno, magari non avete chiarezza di questo ritorno, ok? E vi sembra che la persona che ve lo viene a portare non è chiara o la persona non si fa avanti in maniera chiara, però c'è un grande cambiamento, c'è un trasferimento, un viaggio, qualcuno che torna dal passato, ok? Questa è l'energia esterna. Allora, le carte col cancro vogliono parlare, è incredibile, incredibile. Caro cancro, che ti succede? È una settimana forte, abbiamo visto c'è l'arcangelo Gabriele, si girano da sole, fanno tutte cose da sole, bella questa cosa, simpatica. Allora, caro cancro, vediamo cos'è la tua settimana. Lunedì, martedì. Mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Diamanti a fondo mazzo, c'è una grande indecisione, l'avevamo vista inizialmente, tutti quei due di spade. Grande, grande indecisione, ma c'è anche qualcuno che scappa, qualcuno che rincorre, c'è un rapporto in cui si ama, quindi qua qualsiasi cosa, l'energia è quella della, ancora una volta, della indecisione, ok? Indecisione, indecisione, tutti i due di spade che abbiamo visto. Qui veramente più che indecisione c'è il bisogno di prendere una decisione. C'è anche l'aspettare che qualcuno si muova, il muoversi attraverso il mondo, se so c'è il mondo fra le mani, il non sapere che fare rispetto a un movimento che va altrove. Le due strade, qui sono due strade, non si sa quale prendere. Ancora gli amanti. Guardate quanto sono belle queste carte. Cioè, sì, non si sa che strada prendere, però chiariamoci, qua ci sono due assi, qua c'è un nuovo inizio di comunicazione, la voglia di iniziare qualcosa, con che cosa? Non per dirlo. Gli amanti ancora. Qualcuno viene e si presenta con un regalo, con un'offerta, con dei sentimenti, no? Il cavaliere di coppe. Io penso che voi siete molto tentati, anche se avete due strade davanti, di accettare questa soluzione, ok? C'è proprio un'apertura sia di comunicazioni sia di sentimenti in questo lunedì. Se non è proprio l'apertura, c'è questa. Sì, c'è questo qualcuno che si fa avanti e che vi prospetta due strade, l'indecisione è dappertutto, ma una cosa incredibile, questo campo è completamente indeciso. Vediamo martedì che cosa succede. L'asso di coppe ancora, ok? Asso di coppe, asso di coppe. C'è un nuovo inizio, ed è un nuovo inizio sentimentale, il mago. Ok, c'è qualcuno che ci attira in modo quasi incontrollabile, incontrollato. C'è una situazione che rinasce o che nasce, una situazione però in cui noi siamo stati molto freddi, molto fermi, in cui ci siamo sentiti, abbiamo avuto una situazione verso la quale abbiamo avuto un sacco di conflitti, ok? Anche litigate, per qualcuno per troppa gelosia, per qualcuno per questo senso di dipendenza, una situazione che non, da cui non riusciamo a staccarci. Comincia questa situazione, prende piede, c'è poco da fare. C'è poco da fare. Nonostante
il vostro ogni tanto ritirarvi per cercare di capire il vostro malessere anche. C'è un malessere, ma che per molti è dato dalla gelosia, ok? O da una sorta di dipendenza emotiva. Però qui c'è un nuovo inizio, assolutamente. Ancora il carro è il segno del cancro. È in movimento, il cancro c'ha la casa sulle spalle e va. Quindi un cancro non si stacca mai dalla famiglia. Questo è un cancro che va, si porta tutti appresso e va. Dove sta andando questo cancro? Nove di coppe. Ancora il carro. Grande, grande cambiamento, c'è poco da fare. Molti cancro si trasferiscono. Molti cancro cambiano completamente idea. Hanno da fare una scelta. Sanno che devono scegliere. Il segno di dei cancro questa settimana è riuscire ad effettuare la scelta di andarsene. So che sembra paradossale, ma è così. Il sogno di molti cancro questa settimana è riuscire ad effettuare la scelta di andarsene. Qui c'è tanto bisogno e tanta voglia di andare via, di trasferirsi, di scappare. Proprio scappare no, ma di andare via, di cambiare città, paese, lavoro. Ma in ogni caso tutto è legato a questo trasferimento. O almeno molto è legato a questo trasferimento. C'è anche il senso di tradimento legato a questo trasferimento. Stiamo attenti, ok? Quattro di bastoni. Con qualcuno si sente un rapporto particolare, si ha voglia di un rapporto più stabile. Illusionista. La papessa. Ancora il 5 di spade. Ancora conflitti, ancora frustrazioni relativamente a un segreto. Siamo attenti, qui ci sono molti cancro che hanno un rapporto, un desiderio, qualcosa segreto, non lo fanno capire ed è relativo a una situazione che vorrebbero più stabile, a qualcosa che vorrebbero di più. C'è l'illusionista qua. Qualcuno del cancro vive una vita e sottolinea un'altra, ok? Quindi stiamo attenti. Le basi buone ci sono, però ho la sensazione tra il 5 di spade, l'illusionista e la papessa che molti cancro vivano una vita in apparenza e poi ne vivano un'altra sotto banco, ok? Ancora il 3 di denari. Il 3 di denari a me mi sa di quella carta che esprime sì abbondanza, ma un'abbondanza con i piedi di argilla. Io l'ho sempre vista così. Ancora il 7 di denari, molto lavoro, molto lavoro. C'è anche mancanza, non solo lavoro. Quindi per chi ha un problema, lavoro, problema. Per chi sta per incamminarsi in una situazione lavorativa diversa, che pensa più ricca, beh, secondo me cercherà di capire come fare per far aumentare questa situazione, per migliorare questa situazione, perché in questo momento c'è mancanza anche economica. Per chi invece è all'interno di un rapporto, penso che questa settimana potrebbe sentire la mancanza perché c'è un rapporto che a un certo punto si blocca, tende a scusate, vicini, c'è un allontanamento in atto e qualcuno se ne va per chiarire, rimane solo, ok? Mamma, quante figure di sole. Sì, c'è qui proprio il bisogno, nonostante la situazione bella, di chiarire, il bisogno di allontanarsi per fare chiarezza dentro di sé, ok? Quindi, due di denari sabato, un equilibrio che è a passeggio, non so che fanno, dovrei chiudere, ma fa un caldo pazzesco. Un equilibrio un po' a passeggio, diciamoci la verità, ok? Guardate, ho la voglia di mandare un messaggio.
dopo tanta sofferenza, qui c'è stata sofferenza, dopo essersi chiusi, diciamo, da un punto di vista sentimentale, in qualche modo si agisce in maniera logica, si effettuano dei tagli o degli avvicinamenti in maniera logica, si sta inseguendo la gioia. Il cancro insegue la gioia, ok? E il suo equilibrio mira, questo equilibrio così instabile, mira proprio ad inseguire la gioia comunque, il cancro. Vuole lasciarsi alle spalle questo momento brutto, però ancora è in allontanamento. Quindi c'è un allontanamento e vorrebbe razionalmente avere qualcosa molto molto di più, però siamo ancora in questo periodo in cui si cerca di capire da lontano che cosa si sta facendo, difesa alzata, infatti. Il cancro vuole mantenere il punto, però non capisce, non riesce a comprendere, si sforza, questa lontananza non la comprende. Potrebbe essere lui stesso che ha messo in atto l'allontanamento, può essere che è l'altra energia che ha messo in atto l'allontanamento. Ogni tanto spia per controllare se l'altra persona si avvicina o no, perché quello che vuole è tornare ad essere felice, ad avere tutto quello che aveva, però ancora non lo vedo. Quindi, cancro. Partiamo dal presupposto che la settimana parte sparata, qualcuno torna dal passato, per molti, per la maggior parte ritorna al passato, per altri è una presenza che effettivamente ha un grosso significato da un punto di vista karmico, per voi un incontro particolare. Torna dal passato o incontri qualcuno e inizi una storia. C'è tanta indecisione anche comunque iniziare questa storia, ok? Tanta, tanta indecisione. Comunque c'è grande passionalità, anche gelosia, c'è questa voglia di buttarsi, ma contemporaneamente di difendersi, ok? Quello che volete è superare un viaggio, un trasferimento, o mettere in atto un viaggio o un trasferimento, per capire, perché qui c'è proprio il bisogno di capire in queste carte. Molti cancro stanno vivendo una vita d'apparenza e poi sottono dei segreti. Perfetto, o loro o l'altra persona cercheranno di allontanarsi questa settimana per chiarire se stessi e gli altri, soprattutto gli altri, per capire meglio come muoversi in questa situazione e che cosa è questa situazione. È un cancro che alza le difese, ma lo alza solo nell'ottica di questo allontanamento. Cerca di essere molto logico, molto razionale, ok? Di mantenere il suo equilibrio che è abbastanza precario, tutto ha a che fare con un allontanamento questa settimana, c'è poco da fare. Potrebbe essere un allontanamento per trasformazione, nel senso che ci si allontana per migliorare la situazione. Sotto questo sette di denari me lo direbbe, però sicuramente fino a fine settimana non si torna indietro, cioè è come se qualcuno si fosse trasferito, pensasse a un trasferimento e contemporaneamente si allontana da una situazione per chiarirla, ok? Nonostante questa situazione sia il massimo, c'è l'asso di coppe, figuriamoci, sia la nostra felicità, sia quello che vogliamo, però questo forte, c'è cioè un forte momento di cambio, ok? Forte momento di cambio. Ci si lascia dietro tutta una serie di cose per andare incontro a qualcos'altro di completamente nuovo. Ok? Difese molto alzate questo cancro questa settimana. Si muove, ma si muove in maniera scoordinata anche. Vuole ritrovare la sua pace, la sua tranquillità, la sua gioia. Però deve anche allontanarsi per capire come farla. Guardate, queste sono carte tutte di una persona sola. Una si allontana, l'altra sta a pensare, l'altra cerca la verità. Io credo che questa papessa sia fondamentale. Qui c'è l'illusionista e la papessa. Vivete una realtà che non è quella reale, eh? Avete una percezione distorta di quella che è la realtà.
vivete una realtà che non coincide con quello che è. Ci sono delle scelte da fare per essere sereni. E una di queste scelte potrebbe includere un trasferimento o essere posteriore a un trasferimento, ok? Sono degli allontanamenti, anche se inizialmente questa persona che viene verso di noi ci apre il cuore, ci sentiamo attratti, vogliamo dare il massimo, non riusciamo a togliercela dalla mente, ok? Però poi c'è questo cambiamento, questo trasferimento, questo viaggio, questo andare oltre. Ok, che in qualche modo, scusate, in qualche modo frena bruscamente, ma proprio bruscamente il cancro. Andiamo a vedere adesso l'energia. Per quanto riguarda gli oracoli dell'amore, poi vedremo gli oracoli per la situazione economica. Io ho detto, voglio parlare di queste carte. Il fatto che non ci siano bambini in questa zona non è che sia tanto di... che lo stesso qualcuno urla. Allora, il crogiuolo. L'oracolo è un invito a radicare il tuo amore nella dimensione dell'onestà e della sincerità. Ricordate che vi ho detto che qualcuno vive una doppia faccia, vive una vita di apparenza ma sotto ha dei misteri. Puoi farlo usando la tua energia per non dipendere dal partner per la tua sopravvivenza a tutti i livelli, soprattutto a livello emotivo. Avevamo infatti il diavolo. A proposito di diavolo, vediamo quali sono i segni. I segni che sono che questa settimana soprattutto vanno, lavorano, interagiscono con il cancro sono il cancro stesso, lo scorpione e il capricorno. Soprattutto questi tre segni, ok? Allora, vediamo dal punto di vista economico. Come sarà la settimana del cancro? Originalità. Ok, allora, quello che dovete fare questa settimana è... Io penso che, non, che sia una settimana interessante da un punto di vista economico, assolutamente sì. Ci saranno delle entrate e voi riuscirete tra l'altro a gestirle in maniera ottimale oltre che originale, ok? Riuscirete a non a moltiplicare le entrate, però sicuramente a mantenerle, ecco, a mantenerle. Non è una brutta settimana affatto per quanto riguarda le entrate economiche. Allora, con la situazione professionale, vediamo i draghi. Carta numero 6. La beatitudine. Assapora il giorno. Danza nella beatitudine del sapere che ogni giorno è un dono. Dalla meravigliosa aurora al tramonto fino al sacro velo della sera con le sue stelle splendenti. Il motto è assapora, gusta appieno. È il momento di festeggiare. La vittoria è tua. Oggi è un giorno da serbare nel cuore con gioia e beatitudine. Possano la tua risata ed il tuo giubilo salire fino alle stelle ed anche più su. Questo è un augurio che faccio a tutti. Molto bello. Molto molto bello. Ok, quindi
Bello questo oracolo. Qual è la canzone per il cancro questa settimana? Non è mai abbastanza. Credo che sia demodata questa canzone. Ascoltate il testo. C'è qualcuno che dentro di voi continua a crescere, c'è qualcuno di cui non ne avete mai abbastanza, ok? Voi l'altra persona. Però ascoltate il testo, è molto breve questa canzone, secondo me questa è la canzone vostra questa settimana. Ok. Va bene, Cancro, per oggi abbiamo finito. Questo era il tuo oroscopo per la settimana che va dal 27 di settembre al 3 di ottobre. Se ti è piaciuto metti un like, se ti sei ritrovato come al solito scrivi nei commenti. Adesso mi tocca passare al tuo prossimo segno. Il prossimo segno dei segni d'acqua. Abbiamo a che fare con lo scorpione. Scorpione che ha Venere dalla sua parte in questo momento. Scorpione che, ok, ha ancora Plutone dalla sua parte. Scorpione che comunque ha inquadratura questo Saturno retrogrado e Giove, quindi uno scorpione che alcune cose le vede in opposizione, ce le ha opposte, non riesce, per esempio, molti scorpione non riescono ad esplodere da un punto di vista lavorativo quest'anno. Beh, con un Giove contro ci credo. Hanno, diciamo, tutta una serie di non solo rallentamenti, ma di molti bastoni fra le ruote, ecco, che si trovano. Allora, caro Scorpione, come sarà la tua settimana? Allora, Scorpione, settimana dal 27 al 3. Il riflesso. State attenti a quello che vedete in superficie, Scorpione, potrebbe non essere quello che c'è sotto. State attenti a dove vi state muovendo, ok? State andando incontro all'oscurità, perché è una luce che è solo superficiale. Quindi occhio a quello che non vedete, ma percepite o sentite o avvertite. Va bene, Scorpione? Scorpione, vediamo la tua energia. Energia interna. Energia esterna, 6 di coppe, grande attrazione con qualcuno del passato che torna. Occhio però, la tua energia è quella della torre. Tu vuoi fare saltare gli equilibri, vuoi fare delle mosse avventate, vuoi, sì, ti vuoi muovere in maniera abbastanza precipitosa e improvvisa. Esternamente ci abbiamo il matto, qualcuno che si butta, sì, senza veramente sapere dove sta andando per certi versi, o almeno ha ponderato comunque le soluzioni, ok? Le ha ponderate e decide di buttarsi pur quando non sono esattamente il massimo. Si butta in una nuova avventura qualcuno. Mentre l'energia di voi Scorpione è quella di qualcosa che deve avvenire, che deve crollare, che deve. Grande trasformazione anche per voi, sto caro, questa settimana è per un sacco di segni. Grande trasformazione, viaggio, trasferimento. In ogni caso una soluzione positiva, ok? Una soluzione che arriva dopo un crollo, perché voi veramente rischiate di fare crollare tutto questa settimana. State pianificando qualcosa e contemporaneamente cercate di tenere in equilibrio più situazioni, ok? Questa
Questa è la vostra energia, l'energia di qualcuno che si muove abbastanza impetuosamente, improvvisamente, che rischia di fare crollare le situazioni che dovrebbero anche rimanere salde. Ok? Vediamo invece esternamente chi è questo matto. Anche qui la carta girata. Allora, in questo momento qualcuno che vuole iniziare, è qualcuno che c'è stato molto tempo per arrivare, ma molto tempo per arrivare, però sta arrivando, vuole dare inizio a qualcosa, qualcosa di serio, di stabile, anche se è come se in qualche momento mancasse di volontà, mancasse di staticità, mancasse di pragmaticità. Okay? Ecco perché c'è il matto come energia, però sicuramente c'è qualcuno che sta arrivando dopo un lungo percorso e che col quale si aprono delle nuove prospettive, caro Scorpione. Qualcuno che invierà un messaggio o che in questo momento vi fa sentire un attimo disequilibrato. Allora. Settimana dello Scorpione, vediamo come si muove le giornate. Vi ricordo sempre che non è la giornata che dobbiamo prendere come indicazione, ma l'energia e il flusso degli avvenimenti. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Il vostro potere, siete al massimo del vostro potere questa settimana. La prima carta, il primo giorno è le stelle. Il nostro canale, carta 17, le stelle, perfetto. Questa è la carta dello Scorpione. Ha a che fare con qualcosa che ha sognato, desiderato e soprattutto qualcosa che è scritto che avvenga o che succeda, sei di denari. Il matto, molto segno dell'acquario comunque, mamma mia quanto segno dell'acquario per lo scorpione, l'ho già trovato 3 volte e con queste sono 4, figuriamoci. Quindi uno scorpione che ha a che fare con l'acquario o uno scorpione che desidera buttarsi in una nuova situazione, ma soprattutto quello che vuole è trovare l'equilibrio in una situazione vecchia. Ok, vuole trovare la pace. È uno scorpione abbastanza combattuto, abbastanza depresso. Ancora il carro per lo scorpione, nel senso per i segni d'acqua. Dove si va? È l'indecisione quella che comanda, si vorrebbe mettere in atto un grosso cambiamento, un trasferimento, un piccolo viaggio, un viaggio lungo, dipende. Si vorrebbe pensare a se stessi, si vorrebbe anche dichiarare il proprio amore, ma in qualche modo questa cosa non avviene, ci si chiude in se stessi, ok? Si prendono le distanze anche dall'amore. Dal sentimento o da qualcosa a cui si è legati, ricordiamocelo. Qual è il nostro desiderio anche mercoledì? Lunedì era quello di buttarsi in una situazione per trovare l'equilibrio. Mercoledì è quello di mettere in atto un tradimento. 5 di spade, 7 di spade, 7 di bastoni, imperatore. Qui c'è proprio la volontà di mettere in atto una scelta o un tradimento.
una situazione in cui si è poco chiari, si raccontano anche bugie, ok? Però c'è anche tanta frustrazione in questa situazione. Si alzano le difese proprio perché ci si sente frustrati, ok? Sei di spade, si cambia rotta, quindi una situazione che sembrava, in cui sembrava di doversi buttare, arrivata proprio finalmente al nostro desiderio, non so se si aspetta tanto tempo, sei di spade. Quanti segni di aria, cioè un sacco di aria c'è in queste carte. È uno scorpione che pensa, che è lucido, che è appassionato, che si allontana però. Si allontana pure da quello a cui tiene. Lo fa in maniera un po' impetuosa, lo fa in una maniera in cui forse non si rende conto delle conseguenze, però secondo me cambia rotta così vertiginosamente sto scorpione che la testa un po' la fa girare, io vi dico. È troppo impetuoso quando cambia rotta, quando prende questa decisione. Si allontana, sì. Ancora un 4 di spade. Sta male lo scorpione. Relativamente a una situazione del passato. A un ritorno, di nuovo le stesse carte, a un ritorno relativamente a un. Lo scorpione si rende conto di provare dei sentimenti ancora verso qualcuno del passato, qualcuno con cui comunque le comunicazioni che erano chiuse riprendono improvvisamente, rinascono. Quindi qua ci sono, c'è un blocco, qualcosa inizia, ok? Vediamo di capirci. Qualcosa sembra iniziare, dopodiché è tutto bloccato. Questo piccolo viaggio o questo grande viaggio che si dovrebbe fare, ma risulta bloccato. C'è questa situazione in cui voi alzate le difese, tutti questi quattro. Poi, dopodiché, c'è un cambio di rotta completamente rispetto a quello che si vuole. Si usa molto la logica, e poi qualcosa si muove molto velocemente, sblocca la situazione. Un messaggio, qualcosa sblocca la situazione. C'è un ritorno al passato proprio. Vi sentite nuovamente in grado di amare come nel passato, ancora la regia di coppe. Siete voi, siete la persona che ama, anche se siete uomini, non fa niente. La persona che ama, ok? Che ama ma che non si mostra del tutto, che non mostra del tutto i suoi sentimenti, ecco perché cerca di essere molto logica. Questa persona sa di aver trovato. Vuole andare incontro a una situazione di benessere, quello è. Qualcuno con cui sta bene in compagnia, con cui si trova bene, con cui si dialoga, con cui c'è anche qualcosa in comune dal punto di vista economico, lavorativo. Vuole andarci incontro questa energia. Probabilmente non esprimendo i propri sentimenti, tenendoli per sé, ma in ogni caso provando tantissimo. Sette di coppe, grande confusione. Sta esaminando una storia o una situazione da tutti i punti di vista, lo scorpione. Il suo desiderio è, mamma mia, quello di trovare stabilità. Stabilità. Ha dei rimpianti, lo scorpione. Prova gioia, ma anche rimpianto. È molto pratico in questo momento. Ripeto, prova gioia, ma anche rimpianto. Che settimana è, Scorpione? Una settimana di equilibrio precario in cui sembra approcciarsi col matto, eh? Sembra appoggiarsi verso quello che vuole, finalmente ritrovare l'equilibrio, però poi le trasmissioni si chiudono, le comunicazioni si chiudono, resta deluso,
resta ferito, il quattro di spade è un po' più della persona ferita, proprio quella che si è chiusa in se stessa. Ma se c'è questo movimento, c'è questo viaggio, c'è questo trasferimento, c'è questo anche incontro, sarei dire qualcuno che finalmente si dichiara che ci viene incontro, però poi ancora c'è chiusura, ok? C'è questo desiderio di avere tanto, tanto, tanto da una persona, questa desiderio, questa volontà, però contemporaneamente si mettono in atto delle difese estreme, ok? Torna questa persona e torna dal passato, ve lo dico. E voi userete tutta la vostra logica, anche se poco la logica poco ha a che fare con questa situazione in cui tenderete ad allontanarvi proprio perché usate la logica, ok? Tenderete a chiudervi in voi stessi, però nel momento in cui sarete chiusi, nuovamente comunica questa persona. Apre la porta verso di voi, che ripeto, qui c'è amore, ma c'è poca dichiarazione di amore, ok? C'è il muoversi verso una situazione che potrebbe, cioè non si pondera nei rischi di una situazione, si butta così lo scorpione questa settimana, o lo scorpione nell'energia di riferimento, quello che cerca è la gioia, è molto confuso. Però quello che cerca è la gioia, è quella la cosa a cui ambisce. Pensa che arrivare alla fine di questa, di voler arrivare alla fine di un percorso, perché alla fine di questo percorso può trovare il tesoro, ok? Quindi è lì concentrato lì lo scorpione, esamina tutti i pro e i contro continuamente di una certa situazione, perché è convinto che alla fine di questo percorso può trovare il tesoro. Ok, cercate di guardare, però vi dicevo le carte, al di là dell'oscurità, perché molti di voi stanno guardando la parte più oscura, o stanno mettendo in atto la parte più oscura, guardate al di là, scorpione. Vediamo qual è la vostra energia dell'amore questa settimana. Scorpione, no, essere innamorati, il percorso, che vogliono dire queste carte? Io quella che ho scelto io, il viandante. Colui che percorre, che va. Il presagio parla viandante che c'è in te. Nel tuo passare da un'esperienza all'altra, nell'incontrare amici ed amanti, sei un viandante. Qualcosa ti impedisce di fermarti per sempre. Ci provi e ci riprovi, e ogni volta ti sembra di aver raggiunto una dimora stabile, ma viene un momento, ed è questo che stai vivendo, in cui senti di dover riprendere il cammino. Quindi, cari scorpioni, molti di voi si sentono in un momento di grande passaggio. Il no in amore, si tratta di amore non corrisposto. L'oracolo parla di diversità incolmabili, disunioni, separazione. Questa perché l'ho presa? Perché è quella che mi è caduta. Le due volontà in gioco si esprimono ciascuna per sé e non si incontrano, non si armonizzano. Come vedete, qui abbiamo un fiore, qua abbiamo un cactus. Queste due cose non si possono incontrare mai, sono completamente differenti. Quindi, per gli scorpioni di questa settimana il messaggio è state attenti, e l'abbiamo visto dalla carta della settimana, state attenti che quello che voi pensate essere non è, quello che voi vedete non è, siete completamente differenti con un'altra persona, oppure state entrando in una situazione che è completamente estranea a voi, ok? Situazione economico-professionale. Ancora questo, però. Non è una brutta settimana, anche questa per voi. Una settimana in cui potrete raccogliere, è una settimana in cui danzerete
la situazione economica va bene e riuscite anche a mantenerla, ok? Cercate di capire come potervi muovere al meglio per mantenerlo. Usate la vostra originalità se ci fosse esigenza. Adesso andiamo a vedere qual è carta del drago per quanto riguarda lo scorpione. Raggiungere il successo. La trascendenza, ottiene il successo. La vittoria è tua. Lascia che la tua luce brilli in un'esplosione di gloria. Sei il vincitore. È il momento di ascendere al livello successivo. Quindi molti scorpione questa settimana passeranno o sono pronti per il livello successivo. Supera i limiti. Trasformati, sii ambizioso, ridefinisci te stesso una volta che ti sei guadagnato la tua vittoria. È il momento di evolvere, imposta la tua rotta, governa la tua nave e festeggia ogni nuova vittoria. Quindi mi raccomando, Scorpione, sei a un momento cruciale, sei a un momento di evoluzione, ok? Quindi mi raccomando, lasciati il tempo e l'occasione per evolvere. Qual è la tua canzone Scorpione questa settimana? Come non amarti? Renato Zero, come non amarti? Tra l'altro questa canzone nel video ha un qualcosa di originale per me. Per me che chiaramente lavoro con i tarocchi, con tutte queste cose, la prima cosa che mi è balzata all'occhio è che Renato Zero sta all'interno di un cerchio, è vestito di rosso, ma soprattutto è all'interno di 8 lame, quindi un 8 di spade. Se voi guardate quel video, la prima cosa che vi balza, a meno che a me è balzata in mente, ma d'altronde io faccio questo, ho molto a che fare con le carte, con la visione carte, è che quello è un 8 di spade. D'altronde se ascoltate questa canzone, quello è una persona che si tira indietro, si fa una dichiarazione d'amore, ma senza farla veramente, nel senso si tira indietro, chiude, non comunica, ecco, non comunica i suoi sentimenti, non vuole comunicare i suoi sentimenti. Un 8 di spade, chiude le comunicazioni, resta dentro la sua testa. Questa era una parentesi. Ok, dunque, questo era lo scorpione per la settimana che va dal 27 di settembre al 3 di ottobre 2021. Se vi è piaciuto mettete un like, se vi siete ritrovati, come al solito scrivetelo nei commenti. Adesso a me tocca passare all'ultimo segno, i pesci. Ultimo segno dello zodiaco, ultimo segno anche di questa volta, di questa tornata, anche se li ho fatti a 3 a 3. Caro pesci, hai dalla tua Nettuno ancora, che fortunatamente intrigono con Venere, quindi diciamo che ti avvantaggia, in un certo senso ti stende la sua mano rosea, se dobbiamo dirlo così, verso di te. E vedete però qual è la settimana, la tua settimana, pesci, perché ricordiamoci che hai sempre, vediamo se mi ricordo. No, non è niente. Pensavo di avere che tu avessi una quadratura. Non ce l'hai la quadratura. La quadratura no. La Venere inquadrato c'è l'acquario. Non sei tu che c'hai la quadratura. I pianeti in Vergine sono finiti. No, tutto a posto, pesci. Ok. Stavo cercando di ricordarmi, viva di wow, caro pesci, questa settimana occhio a come ti vedi, occhio a come ti rifletti, occhio a che la tua immagine sia rifletta effettivamente te stesso. Hai una visione del tuo ego un po' distorta. Ok, un po' più,
grande di quello che è visione dell'ego. Ok, o almeno questa è una settimana in cui potresti, non è che ce l'hai, questa è una settimana in cui potresti percepire questa sensazione di vedere le cose un attimo distorte. Ok, dunque, carissimo pesci. Energia interna, settimana dal 27 al 3. La luna, che poi è la tua carta. Energia esterna, il paggio di spade. Interessante, la luna con questa carta, vi dico perché. Qui abbiamo una persona che si riflette e si riflette un po' più grande di quella che è. Ricordiamoci che la luna di solito ci dà l'indicazione del riflesso, quello che è sulla superficie non è quello che c'è dentro, quindi parliamo sempre di riflessi questa settimana, ok? Parliamo di situazioni che in apparenza sono in un modo e che poi ne sono in un altro modo completamente. Esternamente abbiamo il paggio di spade. C'è qualcuno che vorrebbe comunicare, o vorrebbe mettere in atto dei tagli, adesso vedremo. Con il cavallo di spade, qualcuno di voi, energia interna ed esterna, potrebbe voler approssimarsi, ma in una maniera che potrebbe essere non del tutto razionale. No, razionale è razionale, ma senza pensare alle conseguenze veramente, senza rendersi conto di essere, per esempio, senza armatura, o qua, per esempio, di essere senza zoccoli. Senza gambe, sto cavallo praticamente è troppo in aria, ecco. Allora, perché abbiamo la luna? Anzitutto siete nel vostro potere, è questo che lo riconosciamo. E dagli a questo passato, questa settimana, un sacco di gente ha a che fare col passato. Probabilmente è questo Mercurio retrogrado che comincia a fare venire. Qui c'è la vostra voglia di manifestare un allontanamento, la vostra voglia di o un allontanamento o il tornare verso qualcuno del passato, qualcuno che voi pensate bello, però. Occhio a questo serpente, ok? Quindi in ogni caso non è una situazione delle migliori. Caro pesci, devi pensare, è una settimana in cui pensi molto a te stesso, perché no, denari anche questo, la tua evoluzione interiore, ok? Devi manifestare, in cui manifesterai una nuova evoluzione e per evolvere dovrai allontanarti o senti che devi allontanarti da qualcuno o da qualcosa, probabilmente dal passato. Vediamo questo paggio di spade perché c'è un nuovo inizio comunque per i pesci, c'è il prendersi cura di sé ad ogni costo, anche a costo di allontanarsi dagli altri. Interessante. Ancora un 6 di coppe. Esternamente, per molti pesci, il matrimonio è il problema. Per altri, è una persona del passato con cui le comunicazioni sono chiuse. 8 di spade, parlavamo prima per quanto riguarda lo scorpione, parlavo dell'8 di spade. Molti pesci. C'è un'energia esterna ai pesci, a parte che è assolutamente immatura, ma è un'energia che vorrebbe riprendere a parlare dopo aver chiuso le comunicazioni, ok? È un'energia del passato, però occhio, c'è troppo pensiero, non so se è troppo bene il pensiero, probabilmente per qualcuno si tratta di un percorso spirituale che deve fare, o per qualcuno è un matrimonio. In un matrimonio si sono chiuse le comunicazioni, adesso si tende a riaprirle.
Molta comunque persone immature in questa stesa. E molta comunicazione, voglia di comunicare, nonostante questa forte chiusura. Allora, vediamo com'è la settimana, pesci. Questa è proprio la stessa del Mercurio retrogrado. Il tornare al passato, dove non si comunicava, per riaprire una comunicazione, ma chiudere comunque le comunicazioni di nuovo, cioè nel senso, oh, mi sono persa, il tornare del passato per chiudere definitivamente le comunicazioni, questa voglia di riaprirle per chiuderle definitivamente. Questo è proprio Mercurio retrogrado, Pesci, ci sei tutto dentro questo Mercurio retrogrado, questa settimana. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. 4 di denari, si tende a mantenere il controllo o a mantenere le cose invariate rispetto a come sono. Lunedì abbiamo il Cavaliere di Coppe, quindi c'è qualcuno che avanza per farsi, per offrire una nuova opportunità. Il sole, superato un tunnel, che qua c'è veramente superato un tunnel, superato le difficoltà. Molto matrimonio comunque in questa stesa. L'avevo visto prima col Papa. Si fa avanti qualcuno, qualcuno che in ogni caso è vicino a voi, qualcuno che potrebbe essere, per qualcuno è un capo da un punto di vista professionale, lavorativo, per altri è un marito, un compagno, ok? Si sta cercando di superare tutta una serie di difficoltà che si sono incontrate in questo momento nel vostro rapporto. Con ottimismo, c'è ottimismo relativamente a questo superamento, c'è ottimismo di arrivare alla fine del tunnel. Ancora un cavaliere, stavolta è quello di spade, poco fa era quello di coppe, poco fa veniva a portare un regalo, adesso viene a portare una novella, quindi viene a parlare questo cavaliere, ok? Però un cavaliere, come vi dicevo poco fa, senza armatura, quindi si muove in maniera molto disorganizzata. Sì, vuole venire a parlare, ma perché? Il matto e la luna. Occhio a quello che non si vede. C'è un cavaliere che arriva ed è probabilmente c'è un segno dell'acquario, perché il cavaliere di spade, tra l'altro il matto che è l'acquario, il cavaliere di spade potrebbe essere il segno dell'acquario, ci sta tutto. Molti pesci si dovranno avere a che fare, oltre che con i pesci stessi, che l'abbiamo trovato anche con l'acquario, ma non è quello. Il problema è che si tende a fare qualcosa di inconsulto, tra virgolette, contemporaneamente cercando però di mantenere il controllo, il che è, insomma, ok? Non solo il controllo, ma qua c'è qualcuno che sta proprio male, male fisicamente, psicologicamente. Ok, non è chiaro però che cosa si sta facendo e dove si vuole andare. Qui non c'è chiarezza di intenti e soprattutto c'è tanta paura, emotività, confusione, una gran confusione. Tre cavalieri, ma quanto movimento c'è? Quante persone ci sono in questa vita dei pesci? Qua ce ne sono due, ce ne sono state, uno che veniva a portarvi regalo, l'altro che viene a comunicare, adesso c'è quello che viene in maniera molto passionale, decisa, diretta. Vediamo che viene a dire quest'altro, poi faremo il sunto chiaramente a fine stesa. Che vuole questo? Questo? Vabbè, altro 8 di spade. Questo viene a dirvi quanto siete belli. Ancora un cavaliere, ma vi faccio notare che i cavalieri di spade oggi si sprecano.
Ancora un cavaliere di spade, ancora qualcuno che si muove ma in maniera assolutamente disorganizzata. Qualcuno con cui le comunicazioni sono chiuse comunque, che si è deciso di chiudere le comunicazioni, c'è la volontà di chiusura di comunicazioni. C'è la volontà di andarsene via. Sì, ok, c'è voglia di parlare. Le stesse carte di qua le troviamo qua, eh? Paggio di spade e cavaliere di spade. Però c'è anche il cavaliere di bastoni, come lo troviamo qua. Ma è assurdo, è la stessa stesa. Fante di spade, otto di spade, cavaliere e fante di bastoni. Ah no, cavaliere. E fondomazzo avevamo il cavaliere di spade. Noi abbiamo qua cavaliere di spade, otto di spade, fante di spade, cavaliere di bastoni. Wow, c'è un passaggio effettivamente. Dal fante siamo arrivati al cavaliere. Qualcuno che mette in atto le sue passioni e si fa avanti, e vuole parlare, si vuole muovere anche se in maniera scoordinata, vuole lasciarsi indietro tutto il periodo negativo. Ok, regina di coppe, caro pesci. Tu sei lì fermo sul tuo scranno, il mondo, 5 di coppe, 7 di spada. Altro scranno, le cose non le dico a caso. Sei lì fermo che sì, provi empatia, che sì, provi sentimenti, ma qui c'è una situazione che è ben poco chiara, a parte che la porta è chiusa, ma è ben poco chiara. Qui c'è la sensazione di tradimento, rimpianti, sensi di colpa, solitudine, c'è di tutto in questa carta, ok? Quindi avete la volontà di superare questo senso di colpa, questa sensazione di tradimento, eccetera, eccetera. Volete spiccare il volo, evolvervi. Avevo parlato di evoluzione, forse, non mi ricordo se è con voi, ma qui c'è proprio la voglia di evolversi. Asso di coppe, nuova apertura per i pesci. Il desiderio è una nuova apertura, ma si è appesi, assolutamente appesi, si guarda molto al di là, si sta appesi, le difese sono molto alzate, potrebbe essere le vostre o quelle dell'angelo di riferimento. Qui c'è una persona molto passionale che comunque preferisce rimanere appesa. C'è il desiderio di aprire il discorso anche sentimentale, ma alla fine quello che rimane è l'appeso, quindi il sette di spirali, quindi la persona che si difende, che guarda dal buco ma si difende, non esce via, non esce fuori. 5 di spade, interessante. Bugie, frustrazione, boicottarsi da sé, tentare l'impossibile. Qui questa persona da sola contro questo drago praticamente, ma che deve fare? Sta tentando l'impossibile. Ancora la luna, l'imperatrice. Quello che volete è tentare l'impossibile, tentare di... Voi volete la gioia, c'è poco da fare. Siete indecisi se comunicare, siete indecisi se andare appresso a qualcuno, volete vedere crescere una situazione. Però c'è tanta confusione, tanta paura rispetto a questa situazione. Vi sentite frustrati perché questa situazione non cresce come vorreste, vi sentite veramente fuori equilibrio. Ancora un 10 di denari. C'è la fedeltà in questa carta. C'è la famiglia, la fedeltà, il stare bene, eccolo qua, ma c'è anche la morte. Il muoversi. C'è una forte, forte trasformazione in atto, comunicazioni anche che mirano alla trasformazione, mirano a proclamare quanto di bello si ha e si è. Si muove tutto molto velocemente. Caro pesce, una settimana che non l'ho capita manco io tanto, ti devo dire la verità.
Sarà l'ora tarda. Tre cavalieri. Tre. A parte tutti i cavalieri che abbiamo visto. Tre cavalieri. O tu c'è più possibilità. O qui c'è un tramutare della tua energia. Una volta ti senti razionale, una volta ti senti passionale, una volta ti senti, boh, conservativo. Fatto sta che c'è la tua voglia di uscire fuori. Di superare questo lungo tunnel in cui stai dentro, che c'è proprio malessere psicofisico, ok? Hai voglia di buttarti, di creare le condizioni per una nuova situazione, per un nuovo inizio, ma poi tu stesso non lo sai che devi fare, ti richiudi subito. C'è un'apertura e una chiusura che sono quasi contemporanee ed immediate. Una volta apri, una volta chiudi. Non sai esattamente come comportarti. I sentimenti ci sono tuoi nei confronti degli altri. Le leggi sono reversibili, ricordatelo, però sai di trovarti una porta chiusa, sai che c'è stato un tradimento. Qua c'è un tradimento in atto. Senti di essere stato tradito qui. Ognuno di voi la interpreta come vuole. Perfetto. Molto, un poco più alto, così lo sentiamo pure dall'altra parte. Sono belle queste macchine con la musica tutto volume. Allora, c'è la voglia di spiccare il volo, c'è la voglia di comunicare anche attraverso i social per qualcuno, ok? Qualcuno sa di essere in torto comunque, qualcuno sa, ha tanti rimpianti, tanti sensi di colpa, 5 di coppe, si sente solo, ma sa di avere la porta davanti chiusa. O chiude lui la porta, lui o lei la porta. Caro Pesci, ti vedo un attimo veramente confuso questa settimana. Infatti abbiamo tante volte la luna, abbiamo delle carte che mi danno l'idea proprio del non sapere come procedere. Procedi un po' a tentoni, devo dire, ok? Il tuo desiderio è quello di aprire un discorso con qualcuno con cui senti un forte legame, una forte passionalità, però questo discorso non si apre effettivamente, c'è l'appeso. Quindi rimani lì, fermo, dove sei. Il tuo desiderio di approccio è tanto, però qua c'è anche tanta frustrazione, perché la situazione crea confusione, ha creato confusione, ha creato paure anche, nonostante sia una bella situazione. Non si sviluppa questa situazione, c'è poco da fare. Improvvisamente magari possono arrivare delle comunicazioni, però occhio che qui abbiamo la morta. Ok, anche all'interno della famiglia, se non vi muovete nel modo giusto, rischiate di muovervi in maniera come gli elefanti nei negozi di cristalli. Ecco, non mi veniva la. In ogni caso, c'è una profonda trasformazione in atto, diciamocelo. Profonda trasformazione, questa notte non la vedo come una chiusura, la vedo come trasformazione. Ok, quindi qualcuno arriva. Si muove, potesse essere voi o l'altra persona, e questo rapporto in ogni caso mira a trasformarsi. C'è una cosa. Sì, c'è un viaggio tra l'altro da mettere in atto anche abbastanza velocemente. Quindi, caro Pesci, è una settimana in cui secondo me tu te la canti e tu te la suoni, nel senso, c'è tanta voglia di muoversi, ma contemporaneamente di chiudersi. Io vorrei che i pesci me lo scrivessero nei commenti se si trovano così. C'è tanto boicottarsi, c'è questo cercare di vincere una battaglia che non si può vincere, okay? Che si sa che non si può vincere. C'è il lanciarsi verso qualcosa, è una sfida, ma anche inumana questa. È nudo questo cavaliere qui. Dove sta andando? Quest'altro invece no, questo è posato, simpatico, ti offre la coppa, però è sul cavallo, quindi sta uno spanna sopra di te. Quest'altro no, questo è la tua stessa altezza. Questo potreste essere voi e la vostra energia, stiamo attenti, ok? Quindi questo mi sembra molto più affidabile come cavaliere, perché
È lento, sì, cammina a piedi, ma va avanti, è alla tua stessa altezza. Quest'altro qui che vuole portarti il regalo, ma che sta sul cavallo. O quest'altro che si muove velocemente, ma senza armatura. Insomma, come vedete, ogni cavaliere ha un significato diverso. Qui abbiamo tanti cavalieri, tanti significati, però quello che emerge da questa lettura è la frustrazione, è la sensazione di tradimento, è la comunicazione è primaria in questa lettura. Qua ci sono comunicazioni che si aprono e che si chiudono continuamente, o che sono chiuse e che si vorrebbero riaprire. C'è paura, emozione, c'è il non sapere vedere al di là, nella profondità delle cose, il rimanere molto in superficie. Ok? E l'abbiamo visto che c'era un modo di guardarsi che era diverso da quello che è veramente. Quindi state attenti a non gonfiare il vostro ego, state attenti a non vedere le cose diversamente da come sono, perché poi è quello il significato. Ecco perché voi chiudete le comunicazioni, però poi volete aprirle. E qua c'è qualcosa che non va, non siete convinti, secondo me, di quello che è la situazione. Oracolo dell'amore per i pesci. Carta numero 23. L'usura del tempo. Malgrado l'amore schiuda qualcosa di eterno, poiché nasce nel tempo, è destinato a perire nonostante le migliori intenzioni. L'oracolo indica l'atteggiamento da adottare. Resta saldo come una montagna, conserva un'immobilità assoluta, lasciati attraversare da ciò che ti accade. Anche questo passerà. Quindi è un momento difficile, ok? Difficile. Alcuni rapporti si sono usurati col tempo e voi non riuscite ad accettarla questa cosa, ok? Quindi lasciamoci attraversare. Io ho un ascendente in pesci. Lasciamoci attraversare da questo momento. Ok, da questa sensazione che tutto sia finito perché tutto è in divenire e tutto quello che è non è quello che appare o non è quello che resta, tutto quello che era non è quello che resta. Ok, che poesia mia stasera. Allora, situazione economico professionale, torniamo a essere più pratici per i pesci. Il confronto. Sicuramente non è una settimana facile, ci sono delle battaglie da combattere. Ok? Quindi, caro pesci, armati di pazienza per questa settimana da un punto di vista economico. C'è qualcosa da combattere prima di arrivare ad avere a questa arcobaleno, che faccio un arcobaleno. Fortunatamente hai la forza per combatterlo, sei sull'animale giusto. Però sicuramente questa è una settimana in cui dovrai affrontare questo combattimento, quindi non sarà una settimana facile da un punto di vista economico-lavorativo, ok? Che consiglio ci danno i draghi, caro pesci? La trasformazione. Vabbè. Definisci te stesso. Diciamo qualcosa del genere si era intuito. Chi sei? Chi scegli di essere? Prenditi un attimo per decidere e definire chi sei e cosa vorresti essere. Lascia che il mondo veda tutti i tuoi colori e le tue sfumature. Trova il giusto ritmo per te. È giunto il momento di ridefinirti e affinarti. Sii audace. Abbiamo visto che c'era molto 8 di denari in questa stesa. Dovete trovare il vostro tempo per voi. Dovete curarvi più di voi stessi. Ok? Qual è la canzone dei pesci di questa settimana? Portati via, portati
Bellissima, bella canzone di Mina che indica il mandare via qualcuno in maniera molto politica, perché si dice portati via, non vattene, portati via, lo stesso significato. Ok, leggete il testo di questa canzone, vedete se qualcosa risuona dentro di voi per questa canzone, questa settimana, fatemi sapere, mi raccomando, nei commenti. Questo era l'oroscopo dei pesci. Settimana che va dal 27 di settembre al 3 di ottobre, portati via, vattene. Effettivamente alla fine della settimana c'era qualcosa che aveva a che fare con delle rotture. Quindi fatemi sapere poi. Se vi è piaciuto questo oroscopo, mettete un like, se vi siete ritrovati come al solito, scrivetelo nei commenti. Qualsiasi cosa scrivete, tanto vedete che io rispondo sempre a tutti. Noi con i segni di acqua ci vediamo la settimana prossima. Bye bye.